bentornati a Mi Manda Rai 3, con voi anche nei giorni di festa sarà Simona Baldasserini. Allora, magari a conclusione di un pranzo sostanzioso, oggi insomma ci fa piacere magari bere un bicchierino di liquore. Oggi faremo un viaggio nella grande varietà di liquori, distillati e amari. Ne parliamo con Michele Ruschioni, giornalista economico. Buongiorno a tutti. Impostazione tutorial, c'è Franco Tucci Bartender Ponti, buongiorno. Buongiorno. Che ci mostrerà le sue ricette, giusto? Esatto, sì. Arriveremo tra poco anche da lei. Allora, come nasce questa tradizione italiana, Ruschioni? Perché ci piace bere, ci piace farci coccolare dall'alcol, sì. Sempre con la responsabilità, ovviamente, e poi perché farli è facile. Acqua, zucchero, alcol e poi apri il davanzale della finestra, allunghi la mano, prendi un limone. Chi, insomma, diciamo, avere una pianticella di limone è facile ed ecco là che scatta il limoncello. C'è qualcosa di più facile, di più artigianale? Beh, no, non detto credo. Così è veramente semplice. Ma è così. Viene voglia di bere un bicchierino e poi di limoncello. Il fatto è che la biodiversità del nostro territorio, il microclima ci permette di avere tantissimi ingredienti che si sposano bene con l'alcol al 95%, ed ecco là che dalle Alpi alla Sicilia noi abbiamo tutta una serie di liquori che ci fanno leccare i baffi. Una storia di liquoristica, si chiama così, regionale, un po' in tutta Italia. Vediamo una mappa, partendo dal Piemonte col vermouth, la Sardegna col mirto, in Sicilia c'è il Marsala, poi la ratafià in Abruzzo, il bitter famoso in Lombardia e poi il famoso limoncello di cui parlava Ruschioni prima, facile da fare. Un liquore a casa non è così difficile, ci parlavi prima del limoncello, ma proprio il liquore vero e proprio. Esatto, è un liquore vero e proprio, si fa, basta avere l'ingrediente giusto, la pazienza, far sposare l'alcol con questi ingredienti e poi il bello di farli in casa è che tu puoi decidere la gradazione alcolica. Puoi farlo più spinto, puoi farlo meno spinto. Invece quando compri il prodotto industriale, a parte che non sai, cioè tu lo leggi nell'etichetta, sì, quello che c'è dentro, a volte qualcuno ci mette un po' di colorante, questo bisogna dirlo, però la gradazione alcolica è quella, prendere o lasciare. A casa possiamo dare tutta una serie di sfumature e poi qual è la cosa più bella? L'immagine che abbiamo tutti, no? Finisce la cena, arriva il padrone di casa con la bottiglia di liquore, sì, fatto in casa, ed è il modo migliore per concludere un convivio, no? Un convivio familiare. Qual è la differenza tra liquore e distillato? Allora, il distillato è un prodotto più complesso, perché si deve fare una separazione tramite evaporazione, quindi serve l'alambicco, ed ecco qua che l'alambicco non è che ce l'abbiamo tutti in cucina, poi bisogna saperlo usare l'alambicco, sì, e dopodiché una volta ottenuto questo liquido si fa raffinare delle botti, eppure qua non è che tutti in cucina abbiamo le botti. E poi un'altra caratteristica è che il distillato ha una gradazione alcolica superiore, ok? I liquori vanno dal 20 al 50 in genere, mentre invece il distillato notoriamente ha una gradazione alcolica superiore. Certo, e poi ci sono le eccezioni, tipo il fuoco dell'Etna è un liquore che arriva al 70% di gradazione alcolica. Bolle, ma è considerato come un liquore. Bolle, esatto, come la lava, insomma, dice Ruschioni. E chef, allora, Ruschioni, grazie. Ci sono 870 etichette di amari in Italia. Perché uno dice si deve fare il liquore o l'amaro fatto in casa? Ma per il gusto di farlo, per il gusto di sorprendere gli amici, perché il fai da te ci piace. E poi riscopriamo, noi quando produciamo qualcosa in casa, in qualche modo, passatemi il termine, è un atto di ribellione. Ah. Okay? Di ribellione, ci riprendiamo il nostro tempo e alla grande distribuzione gli facciamo marameo. Marameo, okay? Perché dice i produttori diventiamo noi stessi. I produttori diventiamo noi stessi e questa cosa ci piace, è un atto ci di piace. Libertà, ci sentiamo più liberi. Bravo e forti. Ruschioni, bravo.